Calmerà, sei troppo nervosa. E tu mi hai portato fino qui per offrirmi un caffè? No, per conoscerci meglio. Ma lo sai in che torta ti sei messo? Torta? Quale torta? Sì, in una brutta situazione. Ah, vorrei dire un pasticcio. Sì, lo so, ma non importa. Su, lasciami andare, farò in modo che non ti succeda niente. Tu mi apri la porta, io me ne vado e non se ne parla più. E allora, cosa hai deciso? Quanto zucchero? Ma cosa accetta lo zucchero? Quanto te ne pare? Allora mi fai andare? No. Quando saremo sposati, il caffè me lo dovrai preparare tu. E allora? E allora che? Oddio! Oddio! Ma ragiona. Come possiamo pensare di vivere insieme? Tra noi non c'è nemmeno dialogo. Lo dici tu. Basta parlare e il dialogo c'è. Parla tu. No, comincia tu. Vabbè. Sai, ieri ho mangiato una mela. E c'era un verme. Mio nonno materno si chiama Giovanni. Perché tu non sai che invece io peso 72 kg e mezzo senza scarpe. E allora? Il mese prossimo termina l'ora legale? Sì, può darsi. Del resto non è colpa tua. Beh, mi sembra che il dialogo c'è stato. Ora non rimane che una cosa. Cosa? Dobbiamo baciarci. Impossibile. Perché? Perché io non ti bacerò mai. Sono le mai esatte. Un momento. Io ti bacio, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Che poi mi lasci andare. Promesso. La porta è aperta. Non te ne volevi andare? Perché? Ma tu mi ami? Sì. Quanto? Da morire. Credevo di più. Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. E perché l'hai tirata tanto lunga? Perché non potremo sposarci mai, credimi. Non possiamo proprio. A meno che non nevichi in agosto. Eh già. Andiamo a vedere che tempo fa. Ma nevica! E siamo in agosto. Aspetta un momento. No, non aprire. Perché? Beh, perché potresti prendere freddo. Auguri, principessa! E figli maschi! Sei un imbroglione, un buffone, un pagliaccio. E allora cosa fai? Ti tiri indietro? No, ci sposiamo lo stesso, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Ci sposeremo in una chiesetta in montagna, lontano da tutti. Perché? Perché mio padre non lo deve sapere. Lui vuole farmi sposare Krupp. Quello dei cannoli? Dei cannoni.
Come vuoi tu, amore. E a papà quando lo diciamo? Dopo le nozze. Può essere una buona idea. Oppure io glielo direi addirittura dopo il terzo figlio. Ti devo rivelare un segreto. Quale? Siamo circondati. Finita la storia d'amore! Finita la storia d'amore fra la principessa e il trampiere! Cristina promessa, group! A group!